si accomodi, vi faccio vedere l'azienda. Sì. Qui ci sono le vasche di rasodamento, da questa parte ci sono i tini di coagulo, vede qui. Sì. Ecco. È giusto per capire. Certo. Qui c'è il pastorizzatore e qui ci sono naturalmente i refrigeratori dove in questo momento c'è la materia prima. Ok. Dell'azienda. Grazie. Veniamo a noi. Sì. Mi faccia capire, lei è diplomato? No, io ho 4 lauree. Sì. Bene. E conosce per caso qualche lingua straniera? Beh, io parlo correntemente 9 lingue straniere, compreso il giapponese. Ah, il giapponese. No, perché sa, noi stiamo cominciando rapporti con ditte all'estero, quindi interessa moltissimo. Ma ha delle referenze? Sì, certamente. Sono stato direttore amministrativo della Standard. Delegato della Kuwait Petroleum International, direttore della Volvo Italia e in Giappone della Kawasaki. Complimenti, un curriculum incredibile. Senta, voglio dirle una cosa, qui si lavora moltissimo. Non ci sono problemi, io sono abituato a lavorare anche 80 ore alla settimana. Sì. Ci fa molto piacere, però siamo chiari, lo stipendio è modesto. Vabbè, comunque io non ho grosse pretese, sono abituato a vivere con poco e non ho nemmeno degli hobby molto costosi, quindi non... Perfetto, guardi, che dirle, io mi congratulo con lei perché a questo punto il posto è suo. Ah, grazie. Lei è assunto. Devo firmare qualcosa? No, domani mattina viene in ufficio e firma il contratto. Va bene, la ringrazio per questo. Però mi tolgo una curiosità, signor Lusi. Sì. Ma lì ce l'ha qualche difetto? Difetti, no? No. Ripeti, no, cioè voglio dire, ogni tanto sparo qualche cazzata, però.